una settimana alla maratona di Valencia, seguo l'allenatore e faccio un po' a cavolo. Utilizzo la scarpa verde o la scarpa rossa? Corro al ritmo mezza maratona, al ritmo maratona. Ma soprattutto, come faccio a correre con il freddo al mio allievo Cosimo? L'ardua sentenza e, come al solito, per capirci, partiamo dall'inizio. Noi amiamo proprio tanto questo sport. Per svegliarsi alle 5 e mezza, anzi alle 5, per andare a Corigliano, 2 ore di macchina per fare 2 ore di mezza maratona, poi altre 2 ore per tornare a casa. Wow, ragazzi, che sonno! Il passaggio dal caldo al freddo è solamente una questione mentale e bisogna assolutamente essere super zen, perché comunque correre con il freddo, come vedremo tra poco, è una questione complicata. Dal Gouna, che c'erano 30-32 gradi, a Corigliano, che oggi presentano 7 gradi, anzi non riesco neanche a parlare. Siamo arrivati alla partenza, ci ha accompagnato qua il pullman che si vede là. Ops, stavo cadendo. E adesso si parte da Corigliano e si arriva a Rossano. Questa è la partenza, faccio vedere un attimino. Eccoci qua. Ci saranno altri 3 pullman. In totale siamo 170-180. E per fortuna sto uscendo un po' il sole, perché fa un freddo, ragazzi. Tanta stima anche ai ragazzi che partono a Milano, che ho sentito che stanno quasi al zero, a Firenze che c'è vento gelido. Grandi ragazzi, grandi. E anche qua a Corigliano ci sono 7 gradi, 8 gradi, ma fa freddo, non siamo abituati a queste cose. Come spiegato nel libro Lore of Running, la vera questione è: stiamo correndo oppure siamo pre-gara? In questo caso pre-gara assolutamente, mettetevi un cappello e magari anche dei guanti, cappello e guanti che poi potreste buttare durante la gara, meglio dopo 1 chilometro, in modo tale che qualcuno ve li possa anche recuperare. Sicuramente conta molto il fatto che ci sia una temperatura influenzata oppure no dal vento e dall'umidità. Dal mio punto di vista, l'avevo spiegato in un video precedente, ho consigliato a Cosimo, ma ovviamente non mi ha seguito, di stare al riparo fino quasi alla partenza. Vedo di fare un po' di riscaldamento, altrimenti Massi si arrabbia. Ragazzi, qua il tempo peggiora, aiutatemi, sta facendo sempre più freddo. Madonna mia, ci sono anche i mercatini. Penso di correre così, sotto la canotta, ma fa troppo freddo. Per chi mi conosce, questo freddo per me è distruttivo. Io odio il freddo, odio il freddo. Comunque si fa lo stesso, dai. Ci dobbiamo solo riscaldare, così mi dicono tutti. Provo, ho già fatto 2 chilometri, sbarra 3 di riscaldamento. E proviamo, dai. Allora, ragazzi, qua ci stiamo riscaldando perché fa freddo. Poi cosa? Termica? Termica leggera, io magliettina. Magliettina. Io no, continuerò. Troppo freddo, sto sentendo troppo freddo. Se è una gara molto partecipata, nei prossimi giorni vi spiegherò come fare. In caso contrario, con pochissima gente, il mio suggerimento è quello comunque di fare 2-3 km, anche 4, in super riscaldamento, e poi tenere degli abiti prima della partenza che potreste gettare o comunque passare alla vostra compagna o compagno, in modo tale poi da riciclarvi per la prossima gara. Allora, e non fai riscaldamento con i campioni qua? Dove sono? Dove sono? Guarda dove siamo, al mare. Vi dovete iscrivere di più a queste gare. Ah, lasciate stare New York, lasciate stare, non lo so, Ibiza. Lasciate stare, fatevi le gare dei paesi, fatevi le gare, che ne so, vicino casa, che sono quelle che dobbiamo promuovere. Tanto, perfetto. 21 chilometri stanno là e 21 chilometri stanno qua. Ok,
messaggio promozionale. E poi guarda che spettacolo, si vede il mare? No, però si vedono le montagne. La neve. La neve. La neve. È arrivato il Big Mac. Guarda, qua sono i livelli. Dai ragazzi, io che ci so fare qua? No, cosa ci fa? Che mimo, siamo venuti perché c'eri tu. Siamo quasi pronti, ragazzi. L'atmosfera si scalda, finalmente. Per quanto riguarda la scarpa da gara oppure da allenamento, il mio suggerimento per Cosimo è stato non utilizzare la scarpa da allenamento, ma prendi quella da gara con la quale sicuramente ti troverai molto meglio, anche perché devi provare la gamba prima della maratona di Valencia e quindi questa scarpa è forse più raccomandata sicuramente per gli allenamenti. Utilizza la scarpa da allenamento, ma se devi provare, prova. Di fatto la sua unica preoccupazione è che questa scarpa si scaricasse, ma comunque anche l'azienda tedesca che ha suggerito le scarpe usa e getta ha consigliato comunque di fare un rodaggio per qualche chilometro prima di utilizzarle nella gara. E vai, si parte! Dopo la partenza sicuramente Cosimo ha ricordato la nostra conference call nella quale gli ho raccontato che ritmo utilizzare, tutto scritto su questo libro, non c'è nemmeno bisogno di improvvisare, gli ho suggerito di correre a ritmo mezza maratona per fare sì che poi a Valencia potesse correre in 3 ore 45. Siamo al quinto chilometro e 200 metri con un tempo di 26 minuti. Tutto tranquillo, ragazzi. Mi sono tolto la giacchetta perché non volevo sudare già dall'inizio. Ragazzi, siamo al 20. Dai, l'altro poco abbiamo finito. Sono riuscito a resistere. E siamo all'arrivo, ragazzi. Eccoci qua. Ci siamo. 148 e numero 3 all'arrivo Cosimo Bertotto della Correre per Sempre. Grazie. Post gara poi gli ho suggerito di fare un defaticamento, ovviamente non l'ha fatto, ma soprattutto non si è coperto, cosa che è fondamentale soprattutto perché nei prossimi giorni deve correre la maratona di Valencia e in questo caso non ci sarà pietà se non riuscirà a ottenere il risultato che gli ho imposto. Intervista a caldo, insomma, caldo parolone. Comunque ragazzi, 1 ora e 48 è andata abbastanza bene, ci siamo divertiti, pensavo, anzi volevo andare più lentamente, ma sarà il freddo, sentivo troppo freddo, volevo correre per riscaldarmi e mi è uscito il tempo 1.48. Comunque non disprezzo, anzi 1.48 e 0.3, attenzione. Va bene, dai ragazzi, ci sentiamo dopo. Adesso scrivo al mio coach, vediamo se è contento o se mi deve cazziare per l'ennesima volta. Ciao a tutti e veramente grazie. La medaglia ce l'abbiamo. Ed ora manca una settimana a Valencia, non so se io sarò presente, però ho qualche problema al bicipite femorale, anche se sto risolvendo, visto che comunque la settimana scorsa ho corso 137 km. Comunque per Cosimo invece si tratterà di correre molto poco, sicuramente di riposarsi e se potesse anche magari di fare dei rulli con la bici. E comunque nei prossimi giorni vi racconterò tutto se ci andrò, altrimenti lo lascerò fare a Cosimo, che comunque è davvero molto molto pronto per correre questa gara. Allora, questo cucciolotto che ha fatto 10 km, eravamo vicini vicini. Grazie a Massi Milani che hai tirato su questo bel figliuolo qui. Ho visto? Grazie papà. Grazie soprattutto Mimmo per l'invito a questa bellissima mensa. Grazie a te per essere venuto. Mi sono divertito veramente tantissimo. Io no. Come lo vediamo adesso?
perduto! La sono portato da casa! Atleta, grande atleta. Ciao a tutti!